Buongiorno Juventini e amici gobbi, come ci piace ogni tanto farci chiamare. Allora, una piccola richiesta, se vi iscrivete al canale anche lasciate qualche commenti con mi piace o non mi piace, sarebbe anche bello interagire con chi ascolta i miei video e per questo vi ringrazio in anticipo. Oggi l'argomento con cui vorrei trattare con voi è Massimiliano Allegri. Attenzione, non Massimiliano Allegri out in, che per me è una grandissima bip, cavolata. Massimiliano Allegri fa parte della Juve, quindi noi per forza dobbiamo tifare Massimiliano Allegri perché veste la nostra maglia, ma Massimiliano Allegri non è la Juve. Ecco. Quindi quello che io oggi vorrei parlare con voi è il fatto che spesso e volentieri, solo perché Massimiliano Allegri è l'allenatore della Juve, allora è esente da critiche. Oppure, solo perché Massimiliano Allegri sta sulle palle a molte persone, deve andarsene, ok? Quindi questo, secondo me, è un grandissimo errore. Noi dobbiamo considerare la Juventus, ok? Come spesso piace cantare alla Curva Sud, la Juventus siamo noi. Non è Massimiliano Allegri, non è Pogba, non era Cristiano Ronaldo, okay? E non lo è neanche se vogliamo Andrea Agnelli. Okay? La Juventus è la Juventus. Bene, tutti quelli che sono nella Juventus sono dei dipendenti e lavorano per noi che alla fine facciamo fatturato. Okay? Siamo gli spettatori, siamo coloro che consumano il prodotto calcio, nello specifico il prodotto Juventus, siamo coloro che vanno allo stadio, che comprano le magliette, che fanno gli abbonamenti alle TV, che vanno in trasferta, eccetera. Quindi la Juventus, ok, è il pubblico e tutti quelli che sono nella Juventus rispondono a noi. Io di questo non riesco come si dice, a discendere la cosa. Quindi Massimiliano Allegri, tu sei un nostro dipendente, anche se noi personalmente non ti paghiamo, chiaramente. Quindi, quello che io voglio far capire è che tu non ti puoi presentare, un allenatore, non voglio dare del tuo Massimiliano Allegri che tanto non mi ascolta, non ti puoi presentare in conferenza stampa e dire del problema all'adduttore di Di Maria, già lo sapevamo perché ha avuto un piccolo problemino una settimana fa, però si stava divertendo e forse era meglio toglierlo sul 3-0, ma ci prendi tutti per il culo? Perché uno si sente preso per il culo. Allora, a cosa serve un allenatore in panchina? Sul 3-0, sapendo che hai il tuo top player, in questo momento unico, potrebbe avere un risentimento, lo lasci in campo. Perché cosa? Ecco, quindi bagno di umiltà. Bagno di umiltà e capirci bene che così non può assolutamente andare. Altra cosa, su cui picchio, 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 e che tutti continuano a dire che l'infortunio muscolare è una cosa e l'infortunio traumatico è un'altra. Questo a me fa veramente incavolare. Allora, l'infortunio traumatico chiaramente può esserci anche la sfiga, eh? Ci sta, ma se tu hai 10 infortuni traumatici in 8 mesi, capisci che non è la sfiga? Capisci che non è sfiga? Ginocchio, Chiesa, Pogba, Ake, McKennie due volte, Locatelli, Zaccaria, Vlahovic con la pubalgia. E sicuramente in tutto questo mi sono dimenticato qualcuno, sicuro. Ora, la sfiga, cioè, non può prenderti sempre di mira, cioè, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona. Così come quando faccio un esempio, no? Si diceva la Juve è fortunata perché spesso e volentieri risolveva le partite al 90esimo, al 92esimo, al 95esimo. Quella non è fortuna, è crederci fino alla fine, ok? E avere la qualità e la freschezza, sia mentale che fisica, di buttare la palla con una giocata giusta all'ultimo secondo, ok? Quindi non esiste la sfiga, non esiste la sfortuna, esistono delle azioni che gli umani mettono in atto per crearsi sfiga o sfortuna. Tutto qua. Ok? Quindi, e poi io non voglio sentire pagare di sfiga da dei professionisti strapagati, hanno già cambiato lo staff tecnico e medico e siamo ancora a punta capo. Non esiste. Quindi, il mio concetto era Massimiliano Allegri non in out. A me queste cose non piacciono. A me, onesto, Allegri non piace più. Questo è il mio parere. Però fino a quando vestirà la mia maglia, io lo difendo. Io lo difendo dagli altri. Ma io
da cliente Juve, oltre che innamorato Juve, ho tutto il diritto di criticarlo a lui e alle persone che lavorano per lui. Fino al 20° col Sassuolo noi stavamo facendo ridere, non avevamo trame di gioco, eravamo lenti, passaggi orizzontali, lanci lunghi, scatti a vuoto, nessun inserimento nello spazio. Poi è arrivato il time out, il cooling break, ha avuto la lucidità di cambiare qualcosa e la fortuna la giocata del campione, fortuna giocata del campione, che ci porta in vantaggio per 1-0 e da lì la partita va un pochino in discesa, ok? Quindi è anche lì, in conferenza stampa, o sono stupido prima o sono bravo dopo. No, Massimiliano Allegri, non è che sei stupido o bravo, tu sei lì per fare il tuo lavoro, hai sbagliato all'inizio, ci hai messo una pezza. Vediamo di non sbagliare più dall'inizio, senza dover poi rincorrere situazioni anomale. E attenzione, adesso i tuoi top player tu domenica non ce li avrai a Genova con la Sampdoria, non ce li avrai. Mettici del tuo per non creare problematiche, perché dopo gli alibi finiscono, ok? Quindi cerchiamo di fare le cose bene a Genova, di andare a vincere una partita senza patemi. Possibilmente, come col Sassuolo, di non subire situazioni pericolose, perché il Sassuolo poteva passare in vantaggio, e attenzione, De Vrij sbaglia un gol, mica da dire, poi sul 3-0, vabbè, l'occasione di Pinamonti, ma certe situazioni ci stanno anche, ok? Quindi, questo che volevo dire, perché a me scoccia, no? Questa difesa ad oltranza o l'attacco ad oltranza a Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri è un dipendente della Juve, ma è soprattutto un dipendente di noi tifosi, ok? E a noi devi renderci conto senza prenderci per il culo con la tua risatina sarcastica. In questo momento, caro Massimiliano Allegri, oltremodo con un contratto che hai, che ti lega a vita la Juventus, anche qui no? Poi la colpa è di Paratici per altre cose. Qui 9 milioni ad Allegri, chi gliel'ha dati? Paratici. Quindi anche lì, ma poi farò un video anche su Paratici, perché c'è un continuo attacco nei confronti di Paratici, difendendo la dirigenza attuale che deve porre problematiche alla dirigenza creata in passato. Anche lì poi farò un video, magari tra qualche ora, spiegherò bene il mio pensiero, perché anche lì c'è molto da dire. Ok, ragazzi, fino alla fine, forza Juventus, mi raccomando, curva sud sempre compatta, e datemi un vostro feedback. Ciao ragazzi.